Vi presento un nuovo mezzo quattro ruote, perché non bastava aver preso il GT4 più bello d'Italia. Non bastava il CR500 più figo d'Italia. Fuori di te. Nel 2001, ultima serie, omologato Motard. Non bastava. Perciò, oltre ad aver preso anche CR2,5 del 96, un CR2,5 del 2006, ho scelto di prendere un nuovo mezzo quattro ruote, un mezzo posteriore di nuovo, un mezzo con un po' meno cavalli rispetto al GT4, ma ugualmente prestante. E adesso è il momento di presentarlo, raga. Sì, cazzo! Raga, lo aspetto da metà gennaio, finalmente è arrivato. Finalmente, 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 signori, è da metà gennaio che lo aspetto. Abbiamo avuto un sacco di problemi, ne ho ordinato uno, non è arrivato, ne ho ordinato un altro, non è arrivato, all'altro hanno perso i documenti. Meno male, raga, perché non stavo prendendo un mezzo così bello. Ne ho trovato uno veramente spettacolare. Mercedes Vito 116, quindi 2.2 trazione posteriore, 163 cavalli, che è la perfezione, perché ha abbastanza motore per tirarci sopra, tre moto, ha veramente di tutto, è perfetto, sedili in pelle, sensori davanti e dietro, è veramente, veramente, veramente bellissimo. Cosa molto più importante, ha solo 52.000 chilometri, quindi è praticamente nuovo, soprattutto per essere un furgone di questi tempi. Sono estremamente felice, raga, perché come vi dicevo nel video in cui vi ho fatto vedere la vendita del Wrangler, che poverina ci ha lasciati dal canale, non avevo più un mezzo per trasportare le mie moto. Questo era la soluzione migliore esistente. Il proprietario precedente aveva già messo i cerchi in lega, quindi ho i quattro cerchi in ferro sostitutivi, mentre quelli da 18 che sono montati su adesso sono quelli che il proprietario precedente aveva già sostituito. Il furgone si presenta benissimo, non ha quasi nessun difetto, a parte quali, ovviamente, raga, sono mezzi da lavoro, non qualche magagnetta ce l'hanno, due o tre righette le ha, ma è veramente, veramente bello. E non è dello stesso colore tutti i furgoni che ci sono in giro, quindi non bianco e non nero, è un grigio metallizzato veramente, veramente bello. Il sole rende tantissimo. Ovviamente, raga, l'ho preso per trasportare le moto per lavoro, quindi lavorando con le moto e lavorando con clienti che mi danno moto, questa era la soluzione perfetta, perché ci stanno non comodamente, ma ci stanno tranquillamente tre moto. Ma la cosa migliore che ha questo furgone, del motivo per il quale ho speso un pochino di più per prendere questo e non prenderne uno bianco classico, che ovviamente non era la stessa cosa, che era la prima opzione valutata, e perché qua dentro, signori, abbiamo una roba che mi serviva tantissimo, o che potrebbe servirmi tantissimo, che è il signor gancio traino. Sì signori, mi sento in una vendita di media shopping. Vieni con me, santo padre, ti porto nella cucina di media shopping. Comunque, detto questo, gancio traino già installato e già omologato, quindi non ho nessun tipo di problema, installato già da casa madre. Basta attaccarci il gancio traino e riattacco il carrello che avevo usato fino a tre mesi fa sul Wrangler. Perciò capacità massima di portata moto diventa da 3 possibili a 6. Questo cambia veramente, veramente i giochi, perché eventualmente se dovessi fare un viaggio, se dovessi portare dietro 3 moto e portarvi contenuti con 3 moto diverse nello stesso posto, posso farlo. Se devo portarne 6, le porto. Quindi, signori, meglio di così non potevo chiedere. Sono già state installate le strisce LED obrobriose sul tetto del Vito, che andremo sicuramente a cambiare. Andremo a personalizzarlo bene, raga, mi raccomando. Come dicevo prima, e lo ripeterò all'infinito, a voi non cambia nulla, è gratis. Tastino qua sotto in basso a destra, rosso, c'è scritto iscriviti. Devi cliccarlo e attivare la campanella. Niente di più semplice, a voi non costa nulla, ma a me fa un'enorme differenza. Andremo a personalizzarlo un bel po', quindi andremo a fare del lavoro di fino all'interno e all'esterno, perché come vi dicevo già nel video del GT4 dei cerchi, se c'è un'azienda che vuole collaborare con un wrap e fare qualcosa di molto carino sul furgone, anche non solo sul GT4, si può fare. Quindi sicuramente andremo a fare qualcosa di molto carino sul bestione qua. C'è una cosa che volevo fare nella presentazione del furgone, perché sono mesi che dico a Gianni che mi sta arrivando il furgone, ma non arrivava, e quindi Gianni continuava a prendermi per il culo. Sono venuto apposta nei pressi Ceva per fargli vedere a Gianni il furgone, e dato che questo bel bestiolino porterà a casa questo fine settimana, perché spero di finirlo questa settimana. Raga, se non l'avete ancora visto, andate a vedervi i video del CR500 restauro, perché sono una bomba. Comunque, spero di portarmi il CR500 due tempi a casa. Mi raccomando, iscrivetevi, seguiteci e andiamo fin da Gianni a vedere come reagisce al furgone. Non ho idea di cosa posso dire, non ne ho proprio idea, raga, potrebbe insultarmi,
dirmi che ho fatto bene, dirmi che ho fatto male, potrebbe dirmi qualunque cosa, Gianni, imprevedibile, quindi andiamo da Gianni. Giancarlo? Ma va a fanculo. Ok. È arrivato! Che cazzo vuoi? È arrivato! Si salta addosso, eh! È arrivato il furgone? Vedo! Ti piace? Minchia! Bello, eh? Bellissimo! Cosa devono fare, Gian? Mi avete rotto il cazzo, se non vi iscrivete sono cazzi vostri! E molla, molla, molla! Ciao raga, ci vediamo nel prossimo video.